Oggi vi insegno a fare un colore facile facile. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Spulciando la rubrica su come preparare i colori, ho visto che vi ho insegnato a fare quasi tutti i tipi di colore, tranne forse quello più semplice, la tempera naturale. E allora rimedio subito a questa mancanza spostandoci sul piano del lavoro e andando a preparare la tempera naturale. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre tempere naturali. Il collante per far sì che il pigmento si fissi per la nostra tempera naturale sarà la colla di coniglio. Cliccando qui troverete il video su come confezionare, su come fare la colla di coniglio. Questa è una colla di coniglio con conservante chimico, quindi non con aceto. Vi suggerisco, per i colori, se non dovete fare le colle, di usare un conservante tipo nipagina, un conservante che sia più efficace dell'aceto di vino bianco. Questo tipo di colore è una tempera molto antica, è un tipo di colore usato in tempi molto antichi ed è un colore idoneo per le superfici murali, quindi muri che siano con un aspetto abbastanza liscio, quindi abbastanza lisciati, intonaci abbastanza lisci, ma anche con una leggera granulometria. E poi soprattutto, secondo me, si adatta benissimo al legno preparato con un substrato di gesso, come vi ho insegnato nel corso di icone, o anche al legno grezzo. Io vi farò vedere appunto l'utilizzo più strong, più difficile, che è quello su tavoletta grezza non preparata. Dopodiché, naturalmente, voi sapete che potrete utilizzarlo anche sulla tavoletta preparata, verrà soltanto meglio ovviamente il lavoro. Cosa dire di questa preparazione? È una preparazione che lascia una granulometria, ma io non voglio usare questo è una preparazione che lascia una granulometria abbastanza spessa del colore, ed è un colore che dovete preparare al momento, quindi non potete prepararvelo prima, o meglio, al momento intendo nella settimana della lavorazione, nel senso, voi avete, che ne so, una grande parete lignea da decorare? Benissimo, allora voi vi preparate le vostre colle di coniglio colorate, dopodiché naturalmente le fate rinvenire a bagnomaria come una semplicissima colla di coniglio con l'aggiunta del pigmento, ma non andate oltre la settimana nella conservazione, vi consiglio per esperienza personale, perché poi i colori non risultano più bene e la colla molto spesso vi abbandona. Quindi schiacciate bene il pigmento e versate la colla di coniglio ancora tiepida all'interno. Quindi con un pennello o anche con una spatolina, se volete, schiacciate. Io qui andrò col pennello e piano piano aggiungete il pigmento fino a raggiungere la densità di colore desiderata, a seconda. Se c'è troppo pigmento aggiungete colla, se c'è troppa colla aggiungete pigmento. Questo tipo di tempera viene, a seconda che colori utilizzerete, con granulometria più o meno grossa. Ci sono dei pigmenti che si solubilizzano maggiormente in preparazioni acquose come la colla di coniglio, ci sono invece dei pigmenti che si solubilizzano meno. Ma comunque, a tenere fissati il pigmento sulla tavoletta sarà proprio la colla di coniglio. Guardate, anche qui, come vi ho fatto vedere per il colore a gomma lacca, che se vorrete vedere potrete trovare cliccando qui, anche qui il colore, questo che ho preparato è veramente poco, si andrà ad insinuare perfettamente all'interno, vedete che colore pieno? Delle fibre del legno. Proprio un colore pieno, bellissimo. Questo è proprio un colore antico, a me ricorda Giotto questo colore, questo tipo di colore. Una pasta non liscia, ma di facile stesura, anche se è grossa e grezza come tipo di pittura, ma di facilissima stesura. Vedete come in un attimo stavo riempiendo tutto, e che si insinua
Vedete quanto è ruvido il supporto? Nel supporto questa asciuga totalmente opaca e naturalmente potrete poi rifinirla con una qualunque vernice per tempera e il finish lo decidete voi, se satinato, matte, lucido, dipende appunto dalla vernice che acquisterete. Guardate, già si sta asciugando, asciugano abbastanza velocemente questi colori. Benissimo, adesso vi lascio le foto e poi ci spostiamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Avete visto com'è semplice preparare la tempera naturale? È un colore bellissimo, corposo, ricco, grezzo, che rimane opaco al passaggio. Può essere lucidato con qualunque vernice per tempera o anche con il flatting. Naturalmente la finitura che vorrete dare dipenderà dal tipo di vernice che usate. Potrete lasciarla matte o potrete dare un tono vivace, quindi lucido, a quello che avrete dipinto. Anche questa, come i colori a gomma lacca e come tutti i colori che hanno un corpo, quindi una granulometria più grande, più grossa, vi consiglio di usarle su supporti grezzi. Questa è bellissima usata sui gessi, è bellissima usata sulle pareti intonacate, ma è anche molto bella usata sui legni, che devono comunque essere sempre ruvidi sotto, non troppo trattati e non verniciati, perché dobbiamo dare al colore la possibilità di aggrapparsi. Useremo insieme questa tempera, vedrete che bell'effetto caldo, pieno, che dà sia questa tempera che i colori a gomma lacca, di cui potete trovare qui la preparazione. Sono dei colori che si adattano a degli ambienti molto legnosi, molto scuri, a degli ambienti caldi, antichi, ma non antichi nel senso di fasto antico, ma di antico nel senso di anche semplicità della decorazione. Vedrete, li useremo insieme, credo che ne faremo un largo uso a Natale di questi colori e vi divertirete a scoprire questo materiale insieme a me, almeno me lo auguro. Per adesso vi lascio qui, da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci!